Campania Trasparente è un progetto che nasce dal concorso di più fattori anche fortunati, da un gruppo di giovani ricercatori intraprendenti, dall'istituto che è l'Istituto Zooprofilattico che sposa questa ricerca e soprattutto dalla Regione Campania che la finanzia e ci consente di fare un lavoro molto capillare sul nostro territorio dove noi abbiamo focalizzato tutta una problematica ambientale rispetto alla terra dei fuochi. Il piano nasce con un intervento finalizzato da un lato a contrastare le azioni di marketing che le imprese avevano subito dal cosiddetto fenomeno terra dei fuochi e dall'altro con interventi di comunicazione volti a valorizzare tutte le produzioni della filiera agroalimentare e quindi le eccellenze del made in Campania. Abbiamo aderito a questo tipo di iniziativa per far vedere la trasparenza e la tracciabilità dei nostri prodotti. Io coltivo il pomodoro Re Umberto, detto Fiascone, e ho aderito al QR Code Campania per dimostrare che il mio prodotto è salubre e sicuro. Questa sinergia, diciamo, con il sistema di monitoraggio è molto, molto importante perché permette a un prodotto di eccellenza, di nicchie, di poter emergere, di poter arrivare nel modo migliore a contatto con i consumatori. Insomma, un lavoro che ha messo insieme le migliori energie di questa regione e che credo resterà nella storia di questa regione per essere stata una delle tappe più importanti tra le proprie attività al servizio della collettività.